Personalmente ho sempre reputato un simbolo fortissimo, molto significativo, che il tradimento dell'uomo nei confronti di Dio è avvenuto tramite un bacio. Un bacio. Che cosa significa quel bacio nella storia dell'uomo? Perché Giuda era innamorato di Cristo follemente, non nel senso di omosessualità, cioè non lo so, non mi interessa, ma non me ne frega niente. Era innamorato nello spirito e quindi il bacio che gli dà è un segno d'amore, non è di tradimento, perché Giuda è convinto che sta aiutando Gesù. Cioè, Giuda è nelle mani del diavolo. In modo molto sibillino. Giuda non vuole fare del male a Gesù. Giuda vuole la salvezza del popolo ebreo e dell'umanità e che Gesù prenda il potere con la forza. Cioè dice, lo faccio arrestare, così lui E che fa? È figlio di Dio, lì per forza lo deve fare. Sì, mi prenderà schiaffi, però alla fine ho avuto ragione io. Perché Giuda sapeva benissimo i portenti di cui era capace Gesù. No, Giuda sapeva che Gesù era il figlio di Dio e che poteva distruggere il mondo facendo così. Perché Giuda era colto, era figlio di Mosè. Se Dio ha aperto il Mar Rosso, se Dio ha fatto le piaghe d'Egitto, se Dio ci ha dato la manna, ora Dio con suo figlio a questi quattro cretini che lo torturano gli permette, Dio, che è il Dio della giustizia, apre il Mar Rosso. Quindi si incazza e suo figlio fa saltare in aria il Sinedrio, addirittura fa saltare in aria l'impero romano, Tiberio, boom, e prendiamo il potere nel mondo e regniamo nel mondo come popolo eletto di Dio. Una teologia che non fa una piega. Perché Ma Giuda sapeva che Gesù poteva diventare il governatore, cioè il re di Giudea, scalzare Erode. Far diventare la Giudea, quindi la Palestina, uno stato indipendente, cacciare il governatore a pedate e quando arrivavano l'esercito romano annientarlo. Quindi Gesù veniva eletto il nuovo imperatore del mondo. Questo era il piano politico di Giuda e aveva perfettamente ragione sulle capacità che Gesù poteva avere. Ma di che cosa abbiamo parlato all'inizio? Del discernimento e dell'ubbidienza. Giuda ha attuato la virtù del discernimento e ha disatteso la virtù dell'ubbidienza, che è la principale che ti fa diventare profeta di Dio. Il discernimento di Giuda era nell'esaltare, far diventare Gesù potente, giustamente, da liberare tutti i popoli, salvare tutti i poveri, prendere il potere e fare la volontà di Dio, perché Dio ha questa capacità tramite di Gesù di farlo. Questo è il discernimento perfetto del teologo. Invece il discernimento del fratello scemo, Giorgio, è ubbidire a Gesù perché lui sa cosa vuole fare, anche se vuole essere ucciso. Grazie. Non dimenticare mai questo insegnamento. Fai quello che il cielo ti chiede di fare tramite il tuo maestro. Non pensare mai con la mente che il tuo maestro ha potere di vita e di morte e quindi farà giustizia. Se non è nella sua volontà, devi solo obbedire, anche se non capisci niente, e affidarti, perché lui è maestro dello spirito. Tu sei maestro della materia. Quindi seguiamo i maestri dello Spirito. Questo è quello che vi raccomando. Non attuate mai il discernimento nei disegni di Dio, perché ci sbagliamo sempre, sempre. Attuiamo l'ubbidienza. Male che ci va, ci potrà dire, ma cretino, non hai capito niente, però bravo, sei stato bravo, hai fatto quello che dovevi fare, oh, ma hai avuto un'intelligenza, ti fa un'esaltazione, però vai all'inferno. No, grazie. Vado in paradiso come uno che invece è uno colto, sapiente, all'inferno. Molto interessante. Lo so.
ne ho fatto una ragione di vita sulla mia carne propria, di questo valore che è importante. Pensavo prima che il discernimento fosse la virtù principale, in realtà lo è, perché i messaggi del cielo dicono questo, ma lo è di fronte alle esperienze di vita, ai segni che ti arrivano personali, ma non di fronte al tuo maestro. Che discernimento devi avere con Gesù?